Amici pandemici di Radio Epicentro, bentornati su Niente Paura. Diamo spazio alla vostra voce, mi siete mancati, ma d'altronde lo avevamo detto, non appena chiaramente la pandemia permetterà un leggero riallargamento di quella che era la quarantena fino a una settimana fa, anche noi avremmo iniziato con a rifare le trasmissioni settimanali, e quindi da questa settimana ci troverete con Niente Paura sempre il giovedì alle ore 21:30. Innanzitutto saluto tutti coloro che ci stanno seguendo, quindi Gianmarco eccetera eccetera eccetera. Stasera andremo ad affrontare delle tematiche veramente interessanti e particolari, visto che oggi spalanchiamo le porte a quello che è il weekend, un weekend meno pandemico rispetto a quello che siamo abituati a vivere negli ultimi perlomeno due mesi, anche se chiaramente domani non aspettate di andare in discoteca a fare baldoria, farete sempre l'aperitivo online. Andremo però a parlare di tematiche veramente importanti insieme al nostro gradito ospite, quindi un rullo di tamburo virtuale e un grosso grazie a Lorenzo Baldassarri, uno psicologo e psicoterapeuta nonché docente dell'Università di Parma. Buonasera Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Iniziamo chiaramente con la prima domanda, innanzitutto come stai? Considerato tutto, io abbastanza bene. Perfetto. Devo dire che è andata tutto tra, bene tra gli, amici, tra gli amici pandemici non sono messo male. Ok, perfetto, questo ci fa particolarmente piacere. E invece iniziamo la prima presentazione, no? Chi è Lorenzo Baldassarri? Allora, come già hai anticipato te, io sono di formazione uno psicologo specializzato in psicoterapia funzionale, sono docente dell'Università degli Studi di Parma e mi occupo di tre aree di intervento specifiche che sono la clinica, la psicoterapia classica, come si intende nello studio, con varie specializzazioni, per esempio in disturbi d'ansia da stress cronico. Mi occupo di psicologia dello sport come formatore mentale degli atleti e mi occupo poi di psicologia giuridica. Ok, perfetto, quindi questo è un po' una spolverata di tutte le tue mansioni quotidiane, chiaramente che stai continuando a svolgere, diciamo, per la maggior parte da casa, visto che comunque fino adesso perlomeno era tutto bloccato. Non so se in questa settimana sei riuscito a riprendere un po' la quotidianità. Ma in realtà la nostra professione non è mai stata chiusa. Ok, abbiamo, sì, chiaramente non c'era perlomeno fino adesso l'opportunità di vedersi in studio con la frequenza come prima. No, tante persone ovviamente non, la frequenza non è stata quella di prima, tante persone hanno giustamente, noi le abbiamo agevolate, richiesto e ottenuto il supporto su Skype, poi diciamo che personalmente non è che lo ami più di tanto. Certo. Il mio lavoro fatto tramite telecamera, però poi per chi è voluto venire in studio siamo stati disponibili, perché noi siamo, non tutti questo lo sanno, siamo professioni sanitarie vere e proprie, e poi nei nostri studi c'è stata, e questo è il motivo per cui non sono stati mai chiusi, la possibilità di garantire le norme igieniche e di sicurezza, quelle poi richieste dal DPCM. Certo. Perché non ci sono assembramenti, possiamo disinfettare, ci possiamo benissimo tenere le distanze anche di oltre 2 metri, a meno che uno non abbia proprio una stanzina minima, quindi certo, rischio bassissimo. Chiaramente potete gestire gli appuntamenti nell'arco della giornata come volete, quindi avete distanziato, certo. Chiaramente. Prima di continuare la nostra chiacchierata, voglio ricordarvi che è possibile effettuare una piccola donazione per sostenere gli ospedali della Toscana. Per adesso le donazioni hanno raggiunto e superato quota 940.000 euro. Vi ricordiamo che queste semplici e piccole donazioni vanno a contribuire per la lotta contro il Covid-19.
quindi con l'acquisto di mascherine, di camici, tute, visiere, tutto quello che serve appunto in prima linea per combattere l'epidemia. È possibile fare la donazione tramite il sito della Estar, quindi estar.toscana.it, cliccando su, inserendo l'importo qua e cliccando sul dona ora. Eventualmente trovate anche il Liban per poter fare il bonifico. Se non volete saperne di più, comunque potete telefonare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17 al numero che trovate scritto sempre sul sito, 366 93 95 077, oppure mandare una mail a donacovid19@estar.toscana.it. chiaramente poi dopo vi daremo anche l'aggiornamento per quanto riguarda i numeri dei nuovi contagi nella regione toscana. Allora iniziamo a parlare di quella che è la tua professione, visto che in questo periodo risulta essere una professione ancora più importante, no? Visto i tanti disagi che le persone si sono trovate a vivere da un momento all'altro e soprattutto stanno ancora vivendo. Quindi diciamo che la prima domanda che mi viene in mente è proprio questa: qual è stato il maggiore disagio riscontrato appunto nelle persone durante la fase 1, quindi quella del lockdown totale? Allora, innanzitutto le reazioni sono state tante, perché poi sono molto associate alle nostre risorse personali interne, quindi anche alla condizione in cui poi abbiamo affrontato, che è strettamente personale, la fase 1 della quarantena, perché va da sé che è molto differente poterla affrontare in una casa con il giardino, con spazi aperti, eccetera, eccetera, oppure in un grande palazzone. Per esempio, mi vengono in mente quelli sul Vialone di Novoli a Firenze, insomma. Certo. C'è differenza. E primariamente nella fase 1 non ci sono stati vere e proprie problematiche psicologiche sbocciate così in fretta. Sì, la paura sicuramente, cioè la paura, quella è stata la prima emozione che ha toccato le persone da quando è scoppiato un po' tutto questo. Poi la prima fase abbiamo un po' retto psicologicamente. Abbiamo cominciato a vedere un pochino le prime crepe da aprile in là, diciamo. Ok, la prima fase è stata quella anche, no? Tutti affacciati al balcone a cantare, no? Quella di solidarietà, grande solidarietà, magari anche vista, come soprattutto le prime due settimane, anche come una piccola vacanza, no? Durante la vita quotidiana lavorativa. E anche lì a chi se l'è potuto permettere, perché ci sono invece persone che sono andate subito invece verso la preoccupazione economica dell'incertezza di quanto sarebbe durato poi questo periodo. Quindi è sempre un po' tutto soggettivo come è stato vissuto. Quindi sì, lo stare a casa per alcuni è stata una vacanza, per alcuni è stata invece la cognizione, la consapevolezza invece di chiudersi in un posto dove magari tanto bene non ci stavano, o proprio per circostanze di come è strutturata la casa, o per situazioni magari personali o familiari non piacevolissime, come per esempio ci sono state alcune persone, qui ne ha scritto un collega che saluto, Andrea Gianmaria, ci sono persone che hanno alcuni tipi di problematiche psicologiche, per esempio problematiche sociali, che invece si sono sentite meglio, paradossalmente. Nell'articolo la cita come la rivincita degli evitanti. Sì, l'evitante è un po' un tratto della nostra personalità, in cui sono un po' quelle persone che vengono considerate un po' schive, poco sociali, che preferiscono stare in casa, televisione, videogame. In realtà sono persone che non è che rifiutano la socialità, e hanno proprio una difficoltà a starci dentro più di tanto la società. Quindi nel momento in cui tutti siamo ritrovati costretti a non essere sociali, queste persone invece hanno sentito una specie di sospiro, di sollievo, perché hanno ritrovato tutti gli altri nelle loro condizioni. Quindi, come dicevo, paradossalmente si sono sentiti meglio all'inizio. Ecco, ma questo fattore, no? Si può considerare positivo, oppure comunque sia da considerare sempre negativo, visto che poi prima o poi ci auguriamo che torni una normalità, e quindi queste persone magari dopo 2 mesi, 3 mesi si sono abituate, no? alla loro comfort zone, si devono poi ritrovare rimersi dentro la società, no? Quindi c'è il rischio
immagino, chiaramente chiedo a te per conferma, che gli sforzi fatti prima della pandemia per appunto adattarsi bene a quella che è la società che li circonda siano stati appunto vanificati con il lockdown. Ma diciamo che poi nel momento in cui ripartiremo sempre più, ci auguriamo il prima possibile in una semi-normalità perlomeno, ma comunque potremo ritornare a trovare amici, fare passeggiate insieme, riaffollare piazze, saranno queste persone invece probabilmente avranno un contraccolpo, perché avranno il contraccolpo che gli altri ce la fanno e loro invece, diciamo che quello star meglio iniziale è stata un po' un'illusione. Ok, quindi vabbè, ci auguriamo che non sia così anche per loro, perché magari questo periodo sia servito anche per magari, boh, non so, rielaborare interiormente appunto i processi fatti prima del lockdown. Per quanto riguarda sempre la fase 1, no? Ci sono due aspetti che mi hanno colpito molto: il fatto che c'è stata la convivenza forzata per chi chiaramente non è da solo in casa con i propri familiari, e dall'altra parte il fatto che uno non poteva vedere altri tipi di familiari o conoscenti, no? Quindi sono un po' il ribaltamento delle due facce della medaglia. Ecco, questo che problemi ha causato nella prima faccia e nella seconda faccia della medaglia? Ma allora, innanzitutto mi viene da fare una premessa su questo, perché ormai è entrato nel linguaggio comune il famoso discorso del distanziamento sociale. Tra l'altro che molti adesso stanno un po' criticando come termine, perché forse è molto troppo freddo come... È terribile, non troppo freddo. È terribile, sai perché? Perché è innaturale. Cioè noi abbiamo cominciato ad avere, io su questo sono abbastanza critico, nel senso sulla comunicazione che è stata utilizzata per la narrativa di questo periodo, di questo virus, insomma di questo problema che ci siamo trovati ad affrontare, perché è stata una comunicazione incentrata tutta sul terrore e sulla paura. E in realtà, per esempio, questo termine, abbiamo un pochino perso di vista il fatto che un virus è biologico. Ammalarsi, siamo animali, siamo biologici ed è certo, nella natura delle cose, come morire nella natura delle cose. Quindi abbiamo cominciato a trattare questi argomenti come il nemico da battere, giustamente, perché non è che bisogna andare incontro, però come se fosse una cosa quella illogica e naturale, mentre il distanziamento sociale, questo ormai è risaputissimo, cioè proprio una delle definizioni dell'essere umano è che siamo animali sociali, certo, viviamo in famiglia, viviamo in comunità. Voi pensate a un bambino che nasce se non fosse all'interno di una socialità, cioè cosa, non, proprio morirebbe, si essiccherebbe da solo. Quindi, e invece è stato fatto passare il distanziamento sociale come se fosse una cosa normale. In realtà è innaturale per l'essere umano il distanziamento sociale, e la comunicazione che è stata fatta, a mio avviso ovviamente, nel spiegare alle persone che il distanziamento sociale serviva e servirà per cercare di tenere, di proteggere gli ospedali, le terapie intensive, di tenere basso il contagio, eccetera, eccetera, invece è stato fatto passare come se fosse la cosa quasi più naturale del mondo, cosa che invece è, a mio avviso, guarda, in questo periodo secondo me i più lucidi sono stati i filosofi. Eccoci tornati in live, chiediamo scusa per il piccolo inconveniente, però purtroppo abbiamo dei problemi di connessione che stanno appunto creando delle difficoltà in queste nostre dirette. Abbiamo ristabilito il collegamento con Lorenzo Baldassarri, psicologo e psicoterapeuta, e prima che appunto la mala sorte ci interrompesse stavamo parlando di quello che è il problema che si è creato con questa parola, no? Distanziamento sociale, che l'hanno cercata di far passare come un qualcosa, no? Di naturale, quando invece per quella che è l'indole dell'essere umano è completamente innaturale, dicevamo, Lorenzo. Esattamente, quindi un po' come tutte le cose negative bisognerebbe che fossero fatte passare non addolcite, ma per quello che sono in realtà. Quindi se uno deve fare un sacrificio, a mio avviso lo deve fare coscientemente, perché da un punto di vista psicologico siamo più forti nel farlo, e soprattutto possiamo anche essere messi in guardia da quelle che sono eventuali conseguenze, perché voi pensate che
tantissime cose l'essere umano le trasmette attraverso il contatto. Io ho delle persone sia pazienti sia persone con cui parlo che per esempio ora mi stanno portando la problematica o comunque una piccola ansietta che è quella di dire per esempio ragazzi giovani o persone che cominciano ad avere un'età in cui vorrebbero avere un compagno, una compagna, fare famiglia, dico ma come faccio a conoscere, ad uscire di nuovo con gli altri? Cioè ci sono dei risvolti che sono ampissimi e secondo me poco dibattuti, poco ragionati anche. Ecco, certo. Perché non ci si pensa, ma... Certo, come poteva essere gestita allora la comunicazione in questo caso? Visto che appunto distanziamento sociale è una parola molto forte, no? Che però, tra l'altro, purtroppo era anche l'unica per adesso soluzione per appunto tenere distanti le persone. Allora, io sono un po' ora, noi ci siamo conosciuti da qualche giorno, io e te, ma io sono molto contrario alla comunicazione demagogica, retorica, che invece diciamo che in Italia impera tantissimo, quindi io non avrei utilizzato un certo tipo di comunicazione retorica, anche infatti poi vediamo l'effetto nella reazione delle persone, cartelli andrà tutto bene, i cartelli ce la faremo, tutte queste cose qui, in realtà sono una reazione a una comunicazione impostata sul dai facciamoci tutti speranza, questa cosa qui, in realtà invece era una cosa da affrontare in un primo periodo, probabilmente nel primo mese, in modo, come posso dirti, cosciente, consapevole, che sarebbe stata dura. Certo. Che non sarebbe bastato affacciarsi ai balconi, fare i cartelli, cucinare a casa, ma bisognava avere un pochino più consapevolezza che mano a mano che andavamo avanti potevano arrivare mancanze, potevano arrivare disagi, certi tipi di emozioni. La paura prima, l'incertezza, la rabbia. Certo, e per quanto riguarda invece la gestione, no, delle informazioni che tutti i giorni hanno martellato appunto tramite radio e televisioni appunto le persone, si poteva fare qualcosa di meglio? Ad esempio, non so se tutte le sere alle ore 18 era necessaria una conferenza con il conteggio purtroppo delle vittime. No, nel senso, ho parlato anche nel corso delle mie dirette, ho avuto la modo e la fortuna di parlare anche con italiani che vivono in altri stati, no? Ho avuto un ospite che abita a Londra e lavora a Londra, uno di Long Island, uno di Città del Capo, insomma, quindi diverse parti del mondo con diverse culture e francamente... in nessun altro posto si è mai visto tutte le sere, a tutte le ore, ai notiziari o nelle trasmissioni anche di ricreative, no? Come potrebbe essere un pomeriggio 5 per dire, parlare insistentemente così del solito argomento. Addirittura in Sudafrica probabilmente fonte anche il fatto che non hanno vissuto in maniera forte come noi il picco dei contagi, però lì ad esempio passa un titolino durante il TG, i contagiati nel mondo sono tot, finito là. Sono scelte comunicative, io non mi ci ritrovo e non le avrei adottate, sono un pochino più in linea con il, penso sia un virologo, un infettivologo, ora non mi voglio sbagliare dicendone una specifica, di Genova, mi sembra Bassetti si chiami, che anche lui avrebbe evitato il bollettino quotidiano. Poi è rimasta un pochino nella mente di tutti la frase del responsabile, insomma, del capo di Borrelli, della protezione civile, che ha detto noi mettiamo tutti i deceduti nel conteggio. Per esempio, io so da fonti tedesche, da persone che abitano in Germania, che in Germania c'è stata la famosa polemica, lì sono meno i defunti, certo. Eccetera, eccetera. Però sembra, io poi ovviamente, che lì abbiano poi io mi occupo dell'effetto psicologico della comunicazione, non voglio stare parlare di questa cosa. Certo. Come, nel senso che lì sembra che siano stati messi invece quelli che non avevano, non sono deceduti per patologie pregresse accelerate dal coronavirus. Quindi... Beh, cambia il poi numero, va capito il discorso di maniera sostanziale, cambia a quel punto anche il numero e la percezione, no, che c'è del problema. Esatto, come
come la narrativa della guerra. La narrativa della guerra, per esempio, sempre con il collega che citavo prima, abbiamo scritto anche lì un articolo sulla resilienza. Esatto, che è un termine abusatissimo. Adesso in grafica, sì. È un termine abusatissimo e, per esempio, anche questa, la narrativa della guerra, siamo in guerra, siamo in guerra, siamo in guerra. In realtà è psicologicamente ed emotivamente fuorviante, perché le persone non... In realtà, ora, è vero che va diviso un po' per aree geografiche, perché ovviamente chi vive in Lombardia ha una percezione diversa, certo, da noi che siamo in Toscana, piuttosto da chi è in Calabria o in Basilicata, ma è giusto che abbia la propria percezione per quello che in realtà sta vivendo. Però se la narrativa della guerra è come se tutti dovessimo stare attenti che non arriva, sta per arrivare l'aeroplano, il cacciabombardiere, e non si sa se ci tira giù la casa, cosa che non è così. Certo, quindi anche il paragone, no, di quello che è la considerazione che hanno fatto in questi giorni, no, di virus, addirittura abbiamo sentito dire è peggio di una guerra, perché comunque la guerra, vediamo il bombardamento, posso provare ad evitarlo, questo è un nemico subdolo che non vediamo e quindi fa ancora più paura. Forse... Ma io, guarda, ti dico questo, se ora noi passassimo in sovrimpressione, perché questo forse tante persone non lo sanno, la mappa dei batteri che noi abbiamo sulla nostra lingua. Ok. Oppure se tutti gli anni facessimo lo stesso bollettino con chi purtroppo ha conseguenze gravi dall'influenza stagionale. Certo. Avremo un pochino lo stesso effetto, cioè quello di spaventarci tutti. In realtà noi siamo continuamente immersi da batteri, virus, vivono dentro di noi, il microbiota piuttosto che sulla lingua, però queste cose non le sappiamo, quindi è come se la percezione è stata quella, arriva un nemico invisibile, come se stare chiusi dentro una quattro pareti non lo facesse entrare, riduce la possibilità, ma... Certo, ma non funziona così. Ecco, certo, non è che è la soluzione a tutti i problemi, no? Poi chiaramente... No, e poi soprattutto ha creato, sta creando, e ora le viviamo più ora in questa fase qui, delle problematiche poi conseguenti, sociali, psicologiche ed economiche, che forse, dico forse, aumenteranno, cioè saranno più gravi della problematica sanitaria e biologica. Certo, e per quanto riguarda appunto altro metodo di comunicazione che purtroppo si è visto, no? un po' appunto usato in maniera errata, no? È quello il discorso delle condivisioni tramite i social di notizie che poi a volte si sono rivelate fake news, ma che purtroppo vuoi per magari paura che si è creata in tutto, vuoi magari per altre motivazioni, anche persone un po' meno tecnologiche che sanno utilizzare bene i social media, si sono create anche tante notizie false che hanno contribuito, no, all'accrescersi di questa paura. Ma in realtà era un fenomeno che c'era già in corso prima, solo che ovviamente in una situazione del genere è esploso ai massimi livelli, cioè, però c'era già prima. E poi c'è un fenomeno molto particolare, su questo poi le persone bisognerebbe che fossero un pochino psicoeducate, diciamo noi, nel senso che la nostra mente, se io ho un'idea, facciamo finta, io non voglio accettare il lockdown perché c'ho per qualsiasi motivo, cioè non okay, lo accetto, sarà molto più facile che io vada a cercare sui social le notizie che confermano il mio modo di pensare, per dirla con una similitudine calcistica, se io sono del Napoli andrò più a leggere notizie sui siti che parlano del Napoli che invece che di quelle che parlano della Juventus. Però questi siti, ovviamente, sapendo che hanno me come utente, rafforzeranno la mia idea. E quindi non si crea quello che viene chiamato il pensiero critico. Ok, perfetto. E il discorso delle fake news, che comunque ha costretto poi lo Stato a instaurare una task force vera e propria, no? Ha costretto siti, come abbiamo detto nelle scorse settimane, come YouTube, come WhatsApp, a dover prendere proprio delle distanze, quindi anche a limitare la possibilità alle persone di poter parlare, tra virgolette, esprimere il suo pensiero liberamente. Però chiaramente quando uno va a creare allarmismo inutile, giustamente deve essere censurato. Ecco, questo fatto
Secondo te, da cosa è dipeso, oltre da quello che abbiamo detto adesso? Nel senso, è secondo te è un problema di educazione delle persone o è un problema proprio della psiche umana che si fa trainare nell'ambito della paura e quindi va dietro al gregge? Allora, è un po' tutte e due, e poi secondo me è anche un po' un problema che viene da molto lontano. Lo potremmo un pochino definire un po' un problema antropologico. Mi spiego meglio, nel senso che quando la persona non è educata alla gestione delle proprie emozioni, sicuramente c'è un effetto, noi lo chiamiamo il contagio emotivo. Cioè, se vengono passate la maggior parte delle notizie in modo pauroso, si scatena in me la paura e andrò a cercare, sarò lì a guardare le trasmissioni televisive dove fanno vedere la caccia all'uomo con gli elicotteri, certo, della polizia per uno che sta sdraiato sulla spiaggia senza avere poi una, perché vado dietro all'emozione, cioè sono contagiato emotivamente dal periodo. L'altra cosa che secondo me è un pochino un po' antropologica è che noi veniamo da degli anni in cui diciamo che i riferimenti informativi erano, facciamo finta, in un piccolo paesino, erano il medico, il sindaco, il maresciallo, ora semplifico, per certo, capire. Il prete, il maresciallo, il prete, esatto, cioè le figure di riferimento. Da queste poche figure che detenevano il sapere generale, poi è andata avanti, invece in realtà si sono cominciati pensieri divergenti, cioè anche su tanti aspetti, per esempio vaccini sì, vaccini no, e ora siamo, cioè, a mio avviso, proprio da un punto di vista si sta evolvendo l'essere umano, arrivati all'opposto, dalla parte di là. Ora vale tutto, cioè se io leggo mezza cosa sulla vitamina C o leggo mezza cosa sulla produzione del vaccino anti-Covid, penso di poter scrivere un post, perché poi il social mi dà quel canale lì, come se fossi un plurilaureato, un esperto o un competente. Poi che all'interno dei competenti laureati ci siano persone poco serie, persone non brillanti, questo, incompetenti, questo, vabbè, certo, quello c'è. Poi chiaramente, però da lì, certo, no, chiaramente l'uso dei social in questo periodo, che chiaramente è andato a salire inevitabilmente, visto che ci sono state tantissime persone costrette in casa, ha portato anche a poter dar libero sfogo a diritto di parola anche magari su argomenti in cui le persone non sono molto ferrate. Vorrei parlare di un altro argomento molto importante per quanto riguarda l'insonnia, che si è creata durante questo periodo di quarantena. Cioè, molte persone hanno sofferto di insonnia, anche chi teoricamente nella vita quotidiana di tutti i giorni non ne ha mai sofferto. Vorrei capire un attimo da te. Perché c'è... Esatto, quali sono, allora, stati noi i fattori? Noi abbiamo dei meccanismi ben particolari che regolano la veglia, il sonno, ora senza entrare troppo specifico dei ritmi circadiani, tutti questi, la melatonina, tutti questi aspetti qui. Pensatela in questo modo qui. Cioè, noi abbiamo un asse neurobiologico che regola la nostra attivazione e la nostra disattivazione, che è il famoso asse dello stress. Okay. Allora, lo stress, anche qui c'è un po' un, come ti posso dire, una visione un po' generalizzata, sbagliata. Allora, lo stress non è la causa esterna, cioè la pressione che io ricevo esternamente, è la mia reazione interna. Quello che ricevo esternamente si chiamano stressors, cioè sono le cause. Okay. Noi abbiamo questa reazione da stress, cioè è un asse che regola all'interno del sistema neurovegetativo la nostra attivazione e la nostra disattivazione. Noi venivamo da mesi, mesi e mesi in cui i ritmi erano mega accelerati. Oggi parlavo con un paziente in studio che mi diceva che dagli anni 90 agli anni 2000 andavamo alla metà del ritmo di ora. Basta vedere ad esempio invece il traffico aereo che sorvola le nostre teste. Ho visto qualche giorno fa un grafico dove praticamente nel giro di 10 anni, dal 2009 al 2019, il traffico aereo è raddoppiato. Quindi, anche per dire, esatto, la velocità, quindi, quanto un virus può muoversi più velocemente, no? Esatto. Quindi praticamente noi come esseri umani ci siamo, perché il cervello per la sopravvivenza si deve adattare agli stimoli esterni, indipendentemente che questi stimoli siano positivi o negativi, quindi ci siamo adattati a questi ritmi velocissimi. Di punto in bianco è come se ti avessero detto ora ti fermi e non vai più. Allora, il sistema neurovegetativo, i sistemi fisiologici che regolano il ritmo sonno-veglia non sono così immediati,
Certo. Quindi chi ha fatto fatica a riregolarizzarsi, a riadattarsi alle nuove circostanze, quindi prima andavamo a 100 all'ora, ora bisogna andare da 0 al massimo 10, che è il movimento in casa. Ovviamente chi non ha avuto la capacità, che non è una capacità cognitiva, non è una forza di volontà, è proprio una capacità più biologica, okay. Chi non l'ha avuto ha sviluppato problematiche del sonno, okay. Non solo l'insonnia, ma per esempio problemi nell'addormentarsi, risvegli notturni o lo svegliarsi troppo presto la mattina. Ok, perfetto. E per quanto riguarda invece l'alimentazione, no? Chiaramente chiusi in casa, la buon forchetta si è trovata ogni 3x2 ad aprire il frigorifero, ma può essere legato questo fattore anche a un discorso più mentale, più della psiche? Sì, direi più emotivo. Poi avete avuto l'intervista con la cara amica con cui collaboro, Emma Balsimelli, esatto, qualche settimana fa, quindi vi avrà già, che nutrizionista. L'alimentazione è uno dei fattori che è più connesso con la nostra, con le nostre emozioni. Proprio semplificandola molto, quando si dice che una persona che è sotto tensione, ci sono quelli che gli si chiude lo stomaco, quelli che invece mangiano di più. Io per esempio sono fra i secondi. Io sono stato tra i primi per un periodo della mia vita, adesso sono nettamente tra i secondi. Chiaramente. Vedi? Sì, perché poi non è sempre così fisso. Perché noi siamo integrati, cioè la mente e il corpo sono un tutt'uno. E ogni sistema si intende il sistema cerebrale, quello fisiologico, quello dell'alimentazione, quello delle emozioni, influenzano a vicenda fra di loro. Quindi l'alimentazione sicuramente di tutte queste emozioni di questo periodo particolare ne ha risentito in un certo modo. Certo, e per quanto riguarda invece... Poi sul sì, curarla, questo... Vabbè, no, dicevo, poi sul curare l'alimentazione avete avuto Emma, quindi lo sa meglio. Sì, 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 ne abbiamo già parlato. E per quanto invece riguarda il discorso sportivo, perché comunque anche una persona chiamata, tra virgolette, nella media, che magari è abituata a fare anche una sola volta l'attività sportiva, no, settimanale, ritrovarsi a non poter fare nulla o quasi nulla, sappiamo che comunque lo sport è anche una forma di benessere, proprio oltre che fisica, mentale, no? No, assolutamente, ormai ci sono anni e anni e anni di ricerche scientifiche e di studi che dimostrano che l'attività fisica ha un'influenza estremamente benefica sulla mente, sulle emozioni e sul corpo. Quindi ora lì si rientra un po' nel discorso di prima della comunicazione, cioè i famosi discorsi di marzo e di inizio aprile, che quello che si andava a fare la corsetta era un trasgressore di chissà quali, o che untore. Allora anche lì secondo me è mancato l'equilibrio, ma è mancato un po' in tutte le cose, a mio avviso. L'equilibrio doveva essere la parola magica di questo, per superare questo periodo, invece secondo me non è stata utilizzata, nel senso che una persona che è abituata a fare tanto sport può benissimo fare il sacrificio di stare un mese senza, non è che succede, certo, chissà che cosa, non è che l'organismo perde chissà che cosa o comincia a cambiare la produzione di endorfine con il cortisolo, che è l'ormone dello stress, non è che succede così immediato. Il problema è che c'è stato proprio tutta poi il sopra della caccia all'uomo, del non vi potete permettere neanche di dire che volete fare una corsa, capito? Quindi è stato un po' tutto esagerato, sicuramente per chi è abituato a fare tanto sport è stata una di quelle cose con cui ha dovuto fare conti, se si parla da un punto di vista psicologico e biologico, senza andare nel campo del giudizio, perché poi morale del giudizio, perché quello che è successo è quello: uno che dice a me piacerebbe uscire fuori, andare a correre da solo, perché se corro sulla spiaggia nel parco da solo non mi trova nessuno, effetti, è chiaro, viene tacciato di sovversivo, trasgressivo, chissà che cosa. In realtà invece, quindi bisognerebbe uscire un po' dagli aspetti di giudizio, pregiudizio o morali ed entrare un po' in quelli un pochino più scientifici, diciamo così. Ecco, ma questo non si poteva fare, perché comunque c'è una commissione scientifica che poi alla fine è stata colei che ha deciso, no? Perché il governo si è affidata totalmente alla scienza, no? Perlomeno in buona parte di questo lockdown. Però è stata una decisione, e su questo io sono d'accordo, per il primo mese, diciamo fino a Pasqua,
Dove è stato? Secondo mio avviso, ridico quello che dicevo prima, è mancato secondo me l'equilibrio anche di visione delle cose, e questo poi è stato trasmesso comunicativamente alle persone. Inizialmente è stato posto sopra ogni altro il principio biologico. Il principio biologico significa: okay, c'è un problema sanitario, rischiamo la vita. Io sono d'accordissimo. Certo. Però poi, siccome ormai la vita lo è sempre stata, e ora ancora di più, è globale e si dice sistemica. Cioè ci sono tanti sistemi che si intrecciano fra di loro e campano insieme. Cioè non è che se si dice oggi conta solo il principio economico, andate tutti fuori, e se vi infettate e non ci sono posti nelle terapie intensive va bene, chi se ne importa. Non è così. Inizialmente è stato eletto il principio biologico, giustamente, come prima cosa da osservare e da mettere in atto, da proteggere. Certo. Poi andando avanti, a mio avviso invece c'è stato uno strenuo mantenimento di questo principio biologico, perché giustamente anche tanti virologi che vanno in televisione fanno il loro lavoro, guardano quello. In realtà invece, secondo me, poi piano piano andando avanti, doveva essere un po' osservato un po' tutti i sistemi interconnessi. Quello psicologico, quello dei bambini, per esempio. Chiaro. Dei bambini chiusi in casa, dei genitori con bambini piccolissimi chiusi in casa per 2 mesi che ora stanno tirando fuori le prime difficoltà. Quello economico non ne parlo neanche. Certo, vabbè, quello è, penso che sarà la vera problematica da affrontare nella fase 2 e nella fase 3, soprattutto il fattore economico, che alcuni dicono che addirittura porterà più problemi, per non parlare di morti, rispetto a quanti problemi e quante morti ha portato il virus. Probabilmente anche lì stiamo generalizzando oppure riestremizzando, no, la situazione, però effettivamente il blocco economico che c'è stato in un paese come l'Italia, che comunque tutto sommato negli ultimi anni era riuscito bene o male in qualche modo a riprendersi, però un paese in ripresa sicuramente non è un paese come gli Stati Uniti, per dirti, che magari, come abbiamo sentito anche dallo chef Gigi settimane scorse, comunque nel giro di una settimana sono riusciti a dare a 90 milioni di cittadini americani sul conto corrente diciamo $1,500 a testa. Cioè bello aiuto economico, così chiaramente loro se lo possono permettere, noi no. Appunto per quello che dico, ritorno a quello che dicevo prima, che quanto può essere elevato il principio biologico sopra gli altri per troppo tempo, perché non ce lo possiamo permettere. Cioè, quindi purtroppo da una parte, per fortuna forse da un'altra, bisognava prepararsi un po' alla fase 2 cercando un punto di incontro che fosse il meno dannoso per tutti, ma è impossibile proteggere soltanto una parte, che poi non è neanche possibile proteggerla proprio al 100%. Al 100% totalmente, e buttare giù le altre in modo forte. Bisognava trovare un equilibrio. Purtroppo il mio lavoro me lo insegna. Te la faccio un pochino come domanda, ma è un'affermazione. Sì. Che differenza c'è tra una persona che perde la vita per qualsiasi tipo di motivo e una persona che invece vive la sua vita in modo sia perché ci può essere, pensate a una depressione importante o alle persone che soffrono di attacchi di panico, che sono una problematica che invalida tanto la vita di una persona, o che ha problematiche economiche, che vive continuamente nel rincorrere, nella rabbia, nella ricerca della sopravvivenza, perde la serenità, è vita neanche quella. Certo, e ad esempio a Londra, diciamo nella Gran Bretagna, hanno adoperato quello che è un lockdown completamente diverso, permettendo comunque alle persone di potersi andare a fare la sua corsetta nel parco. Ad esempio non hanno avuto problemi su questo punto di vista, pur avendo Londra, insomma, una delle città che comunque con più contagiati nel mondo. Stiamo parlando di Londra, che è una delle metropoli del mondo, no? Una multicultura. Il principio scientifico della protezione, del rinforzo del sistema immunitario, sappiamo che il sole per la vitamina D o altre situazioni, per uscire fuori, la passeggiata che produce e la corsetta che producono endorfine, in realtà lo rinforzano.
il sistema immunitario. Poi da noi c'è sempre la solita obiezione del ma l'Italia siamo tutti caproni, non rispettiamo le regole, se ci danno un minimo di libertà. Ora, questo è un po' il concetto di se vogliamo educare i cittadini o se vogliamo sempre utilizzare la repressione e il punitivo. Io sono per la psicoeducazione, sono per l'educazione. È un po' come quando andavamo a scuola, che c'era, che ne so, in classe su 20 c'erano quell'uno o due che facevano sempre casino, ma non li beccavano e punivano tutta la classe. Chiaro. Allora, creavi frustrazione in quelli che sono responsabili, si comportano bene. Non educavi i ragazzi che invece potevano invece passare poi dalla parte di chi si comporta bene responsabilmente, e nella mia esperienza personale i due che facevano casino continuavano a fare gli fatti, cioè non è che alzavano la mano perché empatizzavano con gli altri poveri compagni di classe, anzi forse era motivo di dire più. L'ho fatta franca anche a questo giro, esatto. Quindi io sono più su che invece di siccome ci sono tante persone che non rispettano le regole, blocchiamo tutti, non diamo fiducia a nessuno, non diamo senso, non cerchiamo di creare il senso di responsabilità dicendo quali sono i comportamenti adeguati da seguire per cercare di diminuire il più possibile il contagio. Io sono più per la parte educativa, non è stata scelta, però. Certo, per quanto riguarda invece il problema, appunto, hai accennato quello, il problema dei bambini, no? E anche chiaramente di conseguenza quello dei genitori, no? Che comunque si sono ritrovati a fare anche delle lezioni a distanza, però per un bambino, soprattutto in una fase tipo elementari o medie, dove ancora il ragazzo, no, è nella formazione del carattere, dello stare in un gruppo, che anche quello è importante. Ecco, questo che problemi sta causando il fatto che i bambini devono fare una lezione a distanza, non possono vedere il compagno di classe, l'amico di sport, eccetera, eccetera? Allora, attualmente non è che stia creando problematiche da un punto di vista psicologico, sta creando le problematiche, sono quelle che abbiamo letto più volte sui giornali, nel senso che se c'è una famiglia che hanno tre figli e un computer solo, un tablet solo, chiaro, non tutti possono fare lezione contemporaneamente. Oppure quindi, se hanno problemi di connessione come abbiamo noi in questi giorni, esatto, non è... Diciamo che il problema quello attuale è quello del dare la possibilità a tutte le persone, a tutti i ragazzi, di usufruire, come è nella nostra Costituzione, della scuola. Da un punto di vista, però, nel corso del tempo, io in questo momento ne sto parlando con colleghi, con formatori, con chi si occupa di formazione, di corsi, e tutti dicono: ma potrebbe essere il futuro. Io secondo me no. Allora, un futuro ragionato sì. Per esempio, abbiamo visto che non muovendoci l'inquinamento è calato tantissimo. Allora si dice: salvaguardiamo il nostro pianeta. Per un mese tutti quelli che possono non spostarsi, andare a scuola, fare corsi, li facciamo online, va benissimo, se deve essere una cosa del genere. Ma se deve essere, se si pensa che il futuro possa essere tutto virtuale, tutto tramite... come stiamo facendo noi stasera, certo, in realtà le deprivazioni sarebbero tantissime, cioè creeremo delle persone con probabilmente tanti disturbi sociali. Ecco, invece proprio soprattutto i bambini, no, che sono quelli che come tutte le cose sono i primi ad imparare, perché hanno ancora una mente molto elastica e molto aperta, ma sono gli stessi i primi poi anche a recepire come una spugna più facilmente anche le situazioni negative che si creano con il fatto che non socializzano con altri ragazzi, non socializzano direttamente con un adulto, in questo caso i professori. Ecco, loro quando ritorneranno alla normalità, il problema anche di dover iniziare questa socializzazione, cosa può creare? Allora, ti racconto una cosa che l'ha raccontata la collega Elena, che la saluto, che lavora, siamo in studio insieme. È uscita per la prima volta in bicicletta con i figli da quando ci è stato permesso dalla scorsa settimana, e mi ha raccontato che sono fatti il figlio più piccolo, a un certo punto si è fermato ed è iniziato a piangere, cosa che non aveva mai fatto in questi due mesi, okay, cominciando a dire: ma a me mancano i miei amici. Beh, è molto toccante, ma comunque effettivamente è un qualcosa che, ripeto, per un bambino, soprattutto in tenera età,
lo stringere, anche il discutere, il litigare con il compagno, insomma è un qualcosa che fa parte della quotidianità. Tutto quello che diventa bagaglio esperienziale in cui i bambini mettono loro stessi alla prova, serve per la costruzione e la formazione della loro personalità. Se no, come quello che dicevo prima, si creano delle persone che avranno poi delle problematiche sociali, ma poi è, diciamo, il bisogno primario quello dei bambini, ma anche dei ragazzi un pochino più grandi. Quando eravamo ragazzetti, 8, 9, 10 anni, perlomeno la generazione mia, quando veniva questi periodi qui, la prima cosa che facevi quando tornavi da scuola era andare fuori, certo, nel campo, sotto casa, a giocare a pallone. Chiaro. Cioè, il senso della vita di un bambino è quello, è il gioco e la relazione con gli altri. Poi c'è tutta anche, ovviamente, un'altra serie di bisogni. Ma se deprimiamo quello... Tra l'altro, poi leggevo proprio prima della nostra diretta di articolo, devo dire che su un giornale, poi bisogna vedere quanto è vero, se è una proposta, se è già stata... Che è stata organizzata una scuola paritaria nel nord Italia, dove i bambini avranno un braccialetto elettronico che, se si avvicinano troppo all'altro bambino, vibra. Cioè, noi rischiamo di creare delle problematiche psicologiche, emotive, fondamentalmente utilizzando i bambini in questo modo comportamentista, si dice. Sì, certo. Nel senso che incidiamo sul loro comportamento, bloccando quello naturale, che è andare verso il contatto con gli altri, con dei rischi psicologici futuri grossi. Ecco, e su questo punto di vista, ora chiaramente è una domanda un po' scomoda, è meglio rischiare un po' che quindi ci sia un avvicinamento sociale tra, appunto, i bambini in questo caso, oppure dall'altra parte non rischiare quindi la contrazione del virus e però poi lasciare alla sorte il futuro, appunto, del ragazzino? No, è quello che dicevo prima, è che bisognerebbe cercare di trovare un punto in comune per tutte le cose. Poi qui si può discutere dei metodi, di come, però non può essere, a mio avviso, il primo concetto soltanto quello di stiamo tutti lontani oppure si sta tutti chiusi in casa. Ok, o perlomeno non per una fase così lunga, diciamo così. Non per una fase così lunga, ovviamente. Poi... perlomeno i dati, quelli ufficiali, poi lì ci devono pensare gli scienziati medici, però non mi sembra che i dati dicano che c'è pericolo per i bambini, o poi possono anche essere fatte le campionature, delle prove. Chiaro. E per quanto riguarda invece il genitore, costretto chiaramente a lavorare da casa per chi è stato più fortunato, o comunque a passare tanto tempo con... i propri figli? Allora, io questo sono d'accordo con tanti colleghi, anche più, diciamo, che hanno molta più visibilità di me, nel senso un campo nazionale, che hanno detto che si è parlato come fosse il più grande problema del mondo, quello che dicevamo prima, per esempio quello che si vuol fare una cortetta sotto casa, eccetera eccetera, non si è mai parlato dei bambini, cioè come quasi che se non esistessero nei mesi scorsi, e senza neanche pensare a quei genitori che con bambini piccoli, quindi 1, 2, 3, 4, soprattutto 3, 4, 5, 6 anni, che non giocherebbero sempre, non stanno mai fermi, devono stare con loro 24 ore su 24, senza, perdendo proprio, io quello che ho detto ad alcuni miei pazienti un pochino in difficoltà, stanchi su questo aspetto qui, di crearsi nel tempo dei momenti con qualcosa di adulto da fare. Certo. Perché per esempio pensiamo a una coppia con una bambina di 3-4 anni, dove il marito fortunatamente ha continuato ad andare a lavorare, la mamma magari non lavorava, è rimasta a casa con la bambina, te stai 24 ore su 24 in un mondo infantile. Certo. Se non ti crei anche un po' un mondo adulto, su un mese lo reggiamo tutti. Chiaro. Ma sul lungo andare poi... può crearsi delle problematiche. Allora rischia quello poi di essere più nervosi, più irritabili, più scattosi, quindi magari di sopportare anche meno il bambino. Cioè. Certo. E voglio entrare in un altro argomento che soltanto l'altra sera ho sentito un po' parlare a Lily Gruber, alla 7, che parlavano di sesso, perché comunque stare a casa 24 ore su 24 con tutta la famiglia, per molte coppie, soprattutto magari in quei momenti di intimità che si poteva creare, no? Nelle coppie è andato perso, cioè
il rischio, insomma, che questo momento di intimità è venuto meno. Sì, oppure pensiamolo anche nelle persone single. Certo, di potersi andare chiaramente a andare a divertire, a vivere, diciamo così. Esatto, a vivere in modo pieno questa attività umana. Guarda, si rientra un po' nel discorso finale del distanziamento sociale. Cioè, quante cose che noi da esseri umani abbiamo nel contatto con gli altri. Certo. Dalla sessualità, al sostegno, al gioco. Non è naturale il distanziamento sociale. Poi che si debba fare, si possa fare, in una fase di emergenza sì, che debba essere fatto passare come la panacea di tutti i mali, o una roba, come ti posso dire, che se non la fai moralmente sei il nemico numero uno, che... diciamo così. Come non ti ho sentito, scusami. Se non la fai moralmente sei il nemico numero uno, il traditore della patria, esatto, diciamo, esatto. Così. Ecco, invece per quanto riguarda appunto entriamo a parlare di quella che è la fase 2, no? Questa inizio di ripresa che poi speriamo tornerà a una fase 3, quindi considerata una quasi normalità. Per quanto riguarda la fase 2, quali sono i problemi che adesso si stanno creando per appunto le persone che magari si sono o adattate o comunque adesso devono riprendere una vita più o meno normale o insomma molto meno normale rispetto a prima, ma che comunque c'è un po' di ripresa? Allora, io ovviamente non ho una visione nazionale o specifica per ogni area, come dicevamo prima, diversa come le stiamo vivendo, quindi ognuno ha un po' la sua percezione data dal luogo in cui vive. Certo. Per quello che riguarda proprio la mia esperienza empirica proprio sul campo delle persone con cui entro in contatto e vedo, potrei dire che sono un po', sono tre le differenziazioni. Cioè, ci sono le persone impaurite, veramente impaurite, che ancora vivono veramente nell'ottica che se uno tocca una maniglia o si mette un dito bocca è finita là, morirà sul marciapiede uscendo di casa. C'è proprio questo terrore qui. Ci sono quelle persone che invece avranno e stanno avendo, diciamo, poi secondo me il contraccolpo, come si dice in borsa, il rimbalzo, quando le borse vanno troppo giù durante la giornata sperano che abbiano un rimbalzo su un altro. Non conosco i meccanismi della finanza per dire come succede. Ecco. Psicologicamente invece sono stato deprivato di tutto per 2 mesi, sono stato messo in modo coercitivo, sono stato bloccato in modo coercitivo e riesplodo all'opposto. Cioè, cercherò di ritornare il più possibile, il più in fretta possibile alla vita di prima. Ok. Con le attenzioni, con le accortezze, certo, eccetera, certo, eccetera, certo. Però ci sarà quell'effetto lì. E poi invece ci sono le persone che come ti posso dire, ripartiranno, ma portandosi dietro le problematiche economiche, chi ha le attività commerciali, problematiche psicologiche. Certo. E quelle lo vivranno ancora in un altro modo. Certo, certamente. Invece, facendo ancora un passo indietro, tornando di nuovo a quello che è stato l'inizio della fase 1, no? C'è stato una fretta all'accaparramento, ai supermercati, la corsa, come se davvero dovesse finire il mondo domani da un momento all'altro e come se i supermercati poi rimanessero vuoti. Ecco, questo come si spiega? È uno degli effetti della comunicazione che dicevamo prima. Nel momento in cui io sono rimasto colpito da questa immagine qui, cioè, per farvi capire come si può creare tramite la comunicazione equilibrio o disequilibrio, quando è venuto fuori i primi focolai Codogno, Volganeo, mi sembra che era proprio quel weekend lì dove il primo ministro era da Mara Venier, mi sembra, lo vedi, sì, quando torna, sì, a casa, sì, 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 sì. In modo distratto passa sulla televisione, eccetera, eccetera. Allora, che comunicazione dai a un paese? Sembra che veramente stia iniziando o la terza guerra mondiale o, cioè, dai un pochino adito al pensiero delle persone, quelle che non hanno, diciamo, una struttura culturale di un certo tipo, ovviamente. Certo, certo. Dai adito a far sì che i mille film visti di guerre batteriologiche, contagi, complotti fra nazioni, eccetera, eccetera, facendo una comunicazione di quel tipo lì,
sembra che, cioè, dai la possibilità alle persone quasi come se stessero per realizzare fra due mesi saremmo con tutti gli zombie di Walking Dead che camminano, certo. Allora, presi da questa, dalla paura irrazionale, perché poi psicologicamente avviene questo, la paura si apre come emozione, non riesco a mediarla con la razionalità, e allora poi metto in atto dei comportamenti esagerati per quello che in realtà sta succedendo. E poi dopo non è servita neanche la comunicazione opposta a dire state calmi, i supermercati saranno sempre aperti, sempre riforniti, perché quando si apre la paura e il panico è troppo l'essere tardi. Umano va verso va istintuale, va verso la sopravvivenza. Chiaro, chiarissimo. Ad esempio, parlando anche con l'ospite che abbiamo avuto da Long Island, ha detto che il popolo americano è campione nel credere a tutto. Ad esempio, loro vivono costantemente circondati da fake news e loro sono i primi a crederci. Ha detto lui, è una di quelle cose che non si spiega, che una nazione in quel modo, sempre all'estremo di tutto, anche lì non riescano a contrastare questo fenomeno delle fake news. Come diceva ad esempio la corsa all'armamenti che c'è stata, è vero sì che tanti americani sono andati in coda a comprare le armi, ma ha detto è sbagliato il messaggio che sta passando in Italia, perché non è così semplice come si può credere avere un'arma negli Stati Uniti. È più facile che magari in Italia, però anche lì comunque devono passare tot numero di giorni, ti chiedono tot numero di visite, quindi c'è questo discorso della comunicazione, stiamo vedendo un po' in tutto il mondo, no? Si sta creando questo alone di mistero anche sulla nascita del virus e tutto. Quindi la comunicazione forse un po' in tutto il mondo ha creato panico e allarmismo. Allora, la comunicazione, quello che noi verbalizziamo, le cose che noi diciamo, hanno un effetto sull'altro. Certo. Tanti tipi di effetti. Un esempio, per esempio, è creare quella che viene definita una forma mentis. Quindi, per esempio, se io a un bambino gli dico sempre che è un po' scemo, non è buono a fare le cose, eccetera, eccetera, io sto creando nella sua personalità, sto dando un riscontro, perché il bambino magari è uno dei genitori, sono i genitori che dicono queste cose, o è l'allenatore, il bambino crea la forma mentis di se stesso incapace. Chiaro. Che è lo stesso meccanismo che avviene in quello che stavi... Ora, io non ho esperienza diretta, non ho conoscenza per poterti rispondere in modo più approfondito sul discorso americano, dello chiaro, di chiaro. Là. No, però, però è quello che accade. Mi disse, tra l'altro lui disse anche un argomento abbastanza toccante, perché lui era lì durante l'11 settembre, viveva a New York, no? Questo nostro amico di Long Island, che adesso abita a Long Island, disse che lui ha superato l'11 settembre, comunque in prima persona, ha superato la crisi del 2008, che ha detto da un giorno a un altro veramente gli americani smisero di spendere. Da un giorno a un altro smisero di spendere, e poi, insomma, questa è anche una legge economica che sappiamo, no? Che se uno ha paura che succeda un qualcosa, alla fine quella cosa succede soprattutto in economia. Quindi, se a forza di dire i mercati andranno male, alla fine i mercati andranno male perché le persone si convincono che questo andrà, che questo potrà succedere. È un po' la stessa cosa, è successa anche con il coronavirus, secondo te? Oppure qua è stato c'è stato un altro problema di fondo? No, è un argomento molto profondo. Rispondendoti così in modo chiaro, velocemente. Sì, no, così nel senso si sta chiacchierando, quindi va bene. Secondo me è stato abbastanza similare. Perché se i dati che vengono trasmessi fossero che questo è un virus che ha fatto 2 milioni di morti trasversali, cioè trasversali significa, che ne so, 300.000 bambini, 200.000 adolescenti, 500.000 ventenni e così certo, via, eccetera, eccetera. Bisogna prendere certe cose. I dati ufficiali parlano di altro. Chiaro. Quindi è ovvio che un po' questo, cioè se io ti voglio, ma anche il termine pandemia, te simpaticamente all'inizio hai salutato tutti perché amici pandemici, sì, è il nostro motto ormai. Però, per esempio, io parlando con tante persone, hanno associato, perché magari pandemia non l'avevano neanche mai sentita in vita loro, se non in qualche film, cioè, pandemia a gravità. In realtà, se si va a vedere la definizione di pandemia, anche quella che dà l'OMS,
non c'è la gravità dell'infezione. Cioè, pandemia è lo svilupparsi rapidamente e velocemente dell'infezione su larga scala. Chiaro. Della popolazione. Ma non c'è il grado di gravità. Se ci fosse, io parlavo con un amico, ora così si fa, tanto siamo fra me e te. Certo. Gli dicevo, se fosse un attacco generale su 500.000 persone di diarrea contemporanea. Beh, sarebbe grave lo stesso, è chiaro. No, ma dico, ma è pandemia uguale. Cioè, nel senso, se questa cosa non succede solo in Italia, ma parte dall'Italia e va in tutto il resto del mondo, è pandemia uguale. Però non è che per una problematica, ora ne ho usata una non troppo simpatica, però per dire non grave. Certo. Non c'è la gravità nel termine pandemia. In realtà poi quando ti viene sparata a quattro colonne, su qualsiasi sito, con il tono della voce, con la musica in un certo modo, il pacchetto è confezionato. Cioè, se io non sono bravo a filtrare quelle informazioni, a gestire le mie emozioni, la reazione è quella di paura. Chiaro. Allora, visto che siamo in dirittura d'arrivo, dai qualche consiglio per appunto gestire anche queste paure, queste emozioni provocate da un sistema di comunicazione che magari, come abbiamo capito un po' nell'andamento della serata, è stato forse un po' troppo alto con i toni. Allora, è difficile dare consigli generalizzando, perché, allora, chiaro. No, nel senso per dirti, perché purtroppo anche questa è una cosa, anzi guarda, ne approfitto della tua ospitalità per dirla perché ci tengo. Allora, si sta ricorrendo troppo e da ormai troppo tempo un po' alla pillola delle felicità, cioè nel senso la ricerca spasmodica del consiglio facile che mi deve far passare tutto. Infatti sono proliferate negli ultimi anni professioni per modo di dire, diciamo figure che lavorano sulla persona senza averne le competenze, senza essere figure sanitarie, senza avere una formazione ben specifica. Basta, certo, fare due o tre corsi di 8 ore e io mi posso definire life coach piuttosto che altre cose. Quindi insomma, intanto bisogna stare attenti a questa roba qui. Va capito se questo periodo, la paura o altre situazioni mi hanno provocato un'alterazione permanente oppure no. Okay. Se non è permanente, basta piano piano rientrare nella propria vita, rimettere un po' a posto le situazioni, cioè ritornare in equilibrio. Se invece certe situazioni permangono, il mio consiglio è quello di rivolgervi a un professionista. Per esempio, sentivo oggi, stanno iniziando ad uscire i primi dati, il numero verde che è stato attivato per l'emergenza psicologica ha ricevuto 30.000 telefonate. Ok. Per esempio. Certo. Quindi so che la regione toscana, che su queste cose è sempre abbastanza attenta, stanno tentando di attivare convenzioni con o di aumentare l'offerta per questi aspetti. E soprattutto il vero consiglio è questo: è non abbiate paura di avere una problematica di questo tipo, perché non vuol dire essere matti. Io me non ci vengono i matti. Esatto, infatti il problema che soprattutto in Italia ancora è radicato il fatto che l'ausilio, no, l'uso, il consiglio di uno psicologo, di uno psicoterapeuta, dalla società viene visto come una persona che ha dei problemi come da manicomio, diciamo così. Mentre invece mi hanno detto tantissimi amici che non abitano in Italia, ma soprattutto abitano nel nord Europa o addirittura dall'altra parte del mondo, che su questo punto di vista effettivamente l'Italia è indietro. In Inghilterra tutti usano lo psicologo anche aziendale, per dire. Ho visto proprio giusto un'immagine oggi molto carina che raffigurava uno con erano tutti vestiti da Superman tipo, okay, però uno c'aveva il pollice in alto e l'altro ce l'aveva giù in basso. Okay. Quello su in alto ci aveva scritto: se io affronto una malattia medica sono un eroe. L'altro diceva: se io affronto un disturbo psicologico invece mi devo vergognare. Quindi in realtà non c'è differenza fra questi tipi di problemi. Lo psicologo è un esperto del funzionamento umano, non del matto sì o matto no. Chiaro. E il funzionamento umano si può alterare in tanti modi. Quello che dicevamo prima, per esempio l'insonnia o il nostro umore che magari da questo periodo cala o invece possiamo andare sul versante delle problematiche d'ansia, gli attacchi d'ansia, gli attacchi di panico, le difficoltà a spengere la mente, pensieri, certo, sono tutte
problematiche legate al funzionamento psico-bio-emotivo. Quindi l'essere matti o non matti è una vecchissima concezione, molto romanzata, molto, ma non c'è da vergognarsi. Poi soprattutto lo psicologo garantisce una cosa, che è il non giudizio. Perfetto, che alla fine spesso proprio il giudizio delle persone è uno dei primi fattori di malessere, diciamo, anche a livello sentimentale, emotivo, psicologico, appunto. E di difficoltà ad aprirsi. Chiaro. Perché generalmente quando parliamo con i nostri amici, con i nostri compagni, mariti, mogli, l'altra persona, purché ci voglia far del bene, ci mette dentro la propria visione della vita. Certo. Un professionista non ce la mette la propria, ci mette la visione dell'essere umano, del funzionamento, di come funzionano i pensieri, le emozioni connesse col corpo. Quindi è una visione di noi stessi, dà una visione di noi stessi oggettiva, chiaro, scientifica, che poi ti dà anche i determinanti per poter uscire dal problema e risolverlo. Certo. Che anche questo è un altro dei fattori, dei luoghi comuni. Se vuoi puoi, non è assolutamente vero. Se io ho gli attacchi di panico e alla persona gli dico devi stare più calmo, non è che risolve. Ha detto sicuramente colui che ha l'attacco di panico. O se uno è depresso, dici dai, devi essere più allegro, fai più feste con i tuoi amici o coltiva le rose. Se funzionasse così, tu non avresti un lavoro e soprattutto il paziente non avrebbe i problemi che ha, chiaramente. Se avrei un lavoro tipo medico di famiglia, nel senso, esatto, con la sala d'attesa piena, entra 11 secchiaia e mi sento sempre triste, è depressione, devi fare più feste, vai. Ecco, vai, è risolto, chiaramente. Abbiamo sdrammatizzato adesso, però chiaramente sono problemi da non sottovalutare, soprattutto da non dover considerare più gravi di quello che sono. Ad esempio, una persona che comunque soffre di queste patologie non è detto che ne soffrirà a vita, ne può comunque uscire. No, assolutamente. Cioè, ormai le psicoterapie sono andate in una direzione di veramente di grande efficacia. Non tutte, bisogna trovare sia il modello giusto sia ovviamente il professionista giusto, ma questo vale per tutte le professioni. Cioè, l'avvocato più bravo, quello meno, il dentista più bravo e quello meno, quindi ci vuole anche quella cosa lì. La differenza è che qui ti do una visione che magari non hai mai sentito. La cura psicologica, anche se a noi non ci piace definirla così, non deve essere vista come quella medica, nel senso è: mi sveglio, mi fa male un dente, vado dal dentista, mi dice che c'è una carie, mi fa l'otturazione, il giorno stesso mi sento un po' così, il giorno dopo un po' così, antinfiammatorio, due giorni non, sì, però non sento più niente, dopo due giorni. Quindi diciamo che un po' la cura medica va un po' nella direzione. Quella psicologica è un po' diversa, ci vuole un pochino più tempo, perché non prende il dente, non prende il menisco, non prende, ora lascio perdere, patologie mediche più ampie. Okay. Però lavora, diciamo che se io ho un attacco di panico alla depressione, ho un problema sia da un punto di vista dei pensieri, sia da un punto di vista delle emozioni, sia da un punto di vista biologico del corpo. Chiaro. Quindi, rimettere insieme i tasselli ci vuole un po' di più. È inevitabile. Chiarissimo. Ok Lorenzo, siamo praticamente addirittura d'arrivo. Andiamo, come abbiamo detto inizio trasmissione, a dare quelli che sono i numeri della Toscana di oggi, che sono considerato tutto sommato positivi. Coronavirus in Toscana, 26 nuovi casi, purtroppo ancora 16 decessi, però è inevitabile, finché ci saranno contagi e persone in terapia intensiva purtroppo ci saranno anche decessi. Ben 382 guarigioni, di cui 329 virali. Ricordiamo, la guarigione virale è la guarigione che appunto diciamo decreta il paziente come totalmente guarito e quindi non può più contagiare nessun altro. Quindi diciamo che i numeri in Toscana stanno andando abbastanza bene, perlomeno nella provincia di Siena siamo al secondo giorno consecutivo senza nuovi contagi, quindi altro fattore positivo per gli amici appunto senesi. In totale in Toscana dall'inizio dell'epidemia abbiamo contato 9.683 casi, purtroppo 915 deceduti, però guardate il numerone, 4.052 persone guarite, quindi in totale sono stati fatti 166.062 tamponi. Quindi la regione Toscana, come abbiamo detto, anche dal punto di vista appunto psicologico, si è attivata in primis, una delle prime regioni a mettere a disposizione
disposizione un numero verde da chiamare, una delle prime regioni a provare a fare lo screening dei serologici a tutti. Ho letto proprio oggi un articolo che Rossi ha detto: inizieremo gli screening serologici in massa. Quindi ecco, in Toscana tutto sommato i numeri stanno dicendo qualcosa di positivo, dai, diciamo così. Però vedi, questo è quello che dicevamo prima. Te dove li stai leggendo, scusami? Sul sito di Toscana Notizie, quindi fonte ufficiale della regione Toscana. Vedi come li ha letti? Hai letto prima i nuovi contagiati, decessi e i guariti. Qual è il dato più rassicurante di questi tre? Che ne sono guariti tantissimi. Eh beh, infatti sì, quello dei guariti, chiaro. Però anche qua te lo mettono in ordine casi totali, decessi e guariti. A volte basterebbe poco, ad esempio, invertire casi totali, che chiaramente il caso, il numero totale dei casi riscontrati dall'inizio dell'epidemia, quello guarite, e mettere in fondo quello dei decessi, probabilmente, visto che è, teoricamente è il numero appunto in ordine cronologico più basso, cambierebbe già la visione, no? Del tutto. Esatto. Si attiverebbe un'area cerebrale prima invece che un'altra. E poi probabilmente il secondo dato, quello dei guariti, che proporzionalmente è molto più importante, certo, il cervello lo ricepisce come meno importante, perché te sei già scattato l'allarme. Chiaro. Oddio, ancora 16 morti, oddio, certo, nell'inconscio c'è quello che invece quello che i guariti sono molto di più, magari il cervello te lo fa filtrare senza appiccicarlo poi all'attenzione. Chiaro. Ultima domanda allora, proprio per poi chiudere, no, su questo spunto. È possibile invertire la rotta? Quindi se adesso i giornali iniziassero piano piano ad invertire anche in maniera grafica questi numeri, cambierebbe la rotta, la percezione nelle persone? E in quanto tempo? Certo. Quanto tempo è impossibile dirlo. Perché ritorna un po' la soggettività che dicevamo prima delle categorie, con cui ovviamente in quello paurito e terrorizzato ci vorrebbe più tempo, in quello che ha voglia di ricominciare in sicurezza e con tutte le attenzioni del caso è già sulla buona strada in modo soggettivo per cambiare la propria percezione. Diciamo che probabilmente per quelle persone che sono un po' borderline, sul limite tra l'essere spaventati o il voler ripartire eccetera, probabilmente porterebbe verso invece a un cambio di percezione della situazione generale, di un abbassamento dell'allarme generale, che non è detto, se si fa poi quell'educazione, che coincida con il libera tutti, con lo sbarco totale. Dove non deve essere fraintesa così. Il cervello le persone ce l'hanno. Certo. Ok Lorenzo, siamo arrivati addirittura ad arrivo di questa chiacchierata, chiediamo ancora scusa per i problemi tecnici che abbiamo avuto un po' per tutta la diretta, perché ogni tanto ti vedevo andare fuori sincrono, non so se anche te vedevi la stessa cosa, però purtroppo l'abbiamo detto, abbiamo un po' di problemi di connessione, speriamo che le risolvano al più presto. Niente paura, torna giovedì prossimo alle ore 21:30, appunto nella settimana prossima vedrete il nostro prossimo ospite. Per chi si fosse collegato soltanto adesso o ha piacere di riascoltare la chiacchierata fatta con lo psicologo e psicoterapeuta Lorenzo Baldassarri, lo può fare semplicemente andando nella nostra pagina Facebook. Per adesso troverà due video, domani, nella giornata di domani troverà un video unico chiaramente, o può andare sul nostro canale YouTube oppure sul nostro sito www.radioepicentro.it. Lorenzo, ci ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata, è stata molto educativa, e da domani, anzi dalla prossima volta, dico da domani perché ancora mentalmente sono abituato ad andare in onda tutti i giorni, invece da giovedì prossimo cercherò di ricordarmi di leggere prima i guariti e poi le persone decedute, purtroppo. Speriamo che ci siano sempre meno. Ti ringrazio tanto io dell'invito, è stato un piacere. Ci sentiamo presto Lorenzo e ci sentiamo giovedì prossimo con tutti voi, una buona serata e come dico sempre, niente paura, ciao a tutti.